Sicuramente una realtà importante che merita la dovuta attenzione da parte nostra, da parte delle forze dell'ordine, con delle risposte che devono essere sempre pronte, efficaci e a vantaggio ovviamente della sicurezza del cittadino. Un'eredità è un contesto che mi è stato descritto come pesante, ovviamente perché ho il privilegio e l'onore di succedere a un ottimo ufficiale, il signor Capitano Delise, recentemente trasferito. E spero che insomma, con la possibilità di contare su degli ottimi collaboratori sia possibile continuare nel solco tracciato dal predecessore e cercare di essere sempre il più possibile adeguati a quelle che sono le circostanze che il caso richiede. Ho registrato subito una favorevole impressione, sono veramente rimasto colpito in positivo dalla cordialità, dal garbo, dalla generosità che già peraltro è proverbiale dei romagnoli, però come sa, insomma, come può intuire, vederlo concretamente nei propri confronti è sicuramente un qualcosa che fa piacere. La mia esperienza qui sarà stretto contatto con l'autorità giudiziaria, quindi con la particolare con la Procura di Rimini, di cui già ho conosciuto i magistrati che mi hanno accolto con molto entusiasmo e molto garbo. Sicuramente qui il territorio è permeato dalla presenza di soggetti riconducibili, come parlano atti di indagine ormai pubblici, sicuramente alla criminalità organizzata campana nonché calabrese, e poi c'è anche la presenza di comunità, di persone di albanesi, russi, bisogna vedere un attimino quali siano le attività poste in essere da questi soggetti magari già gravati da vicende penali, per verificare se effettivamente ci possa essere un riciclaggio di denaro oppure se la loro presenza possa essere sottesa alla commissione di attività delittuose che possono andare allo spaccio stupefacenti, alle armi o quant'altro. Riprendo le parole del mio predecessore, il capitano Geri, nel suo solco, ho sentito la sua intervista, poi ne abbiamo parlato. E, è un territorio molto vasto che devo conoscere bene, ho già cominciato a conoscerlo, continuerò. Sarò coadiuvato in questo dai miei ottimi comandanti di stazione che già mi hanno riferito molte cose, ma mi accompagneranno in giro per il territorio a conoscere sia la popolazione che le autorità. E, mi dicono che è una popolazione molto che partecipa alle nostre attività, ci supporta, e quindi questo mi fa molto piacere. E, anzi, chiedo la loro collaborazione perché per noi è sempre fondamentale. Sono madre di una bambina di 3 anni e questo è una cosa che la cosa che mi fa piacere è che andrà anche lei a scuola con gli altri bambini del centro, e questo probabilmente mi consentirà di entrare un po' e di capire molte cose, perché quella è una cosa che i bambini ti fanno conoscere un po' attraverso le loro famiglie, il sentore reale di quello che è la popolazione, di come vive, delle sue esigenze.